Le analisi sulle mummie hanno una storia molto antica, se vogliamo. Stiamo parlando dell'impiego dei raggi X, della radiologia, per studiare le mummie che sono appunto avvolte in uno spesso bendaggio. Nel nostro caso, nel caso della mostra Archeologia Invisibile, abbiamo scelto di raccontare in particolar modo le mummie di Ka e di Merit. La sala che le ospita è anche un'occasione però per raccontare come la radiologia sia entrata nei musei all'inizio degli anni 60, quando cioè i raggi X sono stati portati grazie a dei nuovi dispositivi mobili. Il professore Silvio Curto, sovrintendente per l'egittologia a Torino, ha potuto radiografare le mummie con la collaborazione di due eminenti radiologi dell'ospedale Mauriziano. Oltre a una messe preziosa di dati sui caratteri antropologici e le malattie degli abitanti della Valle del Nilo tra il 2000 e il 500 a.C., si sono scoperti gioielli che ornano il corpo di Ka, capo architetto del re, e di sua moglie Merit, vissuti a Tebe durante il regno di Amenofi III. Da quel momento è iniziata una storia scientifica straordinaria che, passando attraverso le TAC negli anni 90, ha arricchito di nuovi livelli la nostra possibilità di esplorare le mummie, in questo caso, cosa è contenuto all'interno del bendaggio, lo stato fisico delle ossa e di esaminare con tutti questi dettagli anche le patologie eventualmente contratte dagli antichi egizi. Okay, so to see inside the Egyptian mummies at Museo Egizio, these Egyptian mummies underwent a CT scan exam. So it's like what you do in a hospital when you have an injury, for example. You can go to the hospital to go through a CT scanner, a medical CT scanner. And in this case, two mummies underwent this X-ray CT scanner to get multiple slices imaging to see through the layers of wrappings and inside the body of the mummies. So after we are using mathematical algorithms to reconstruct in 3D from these multiple slices to get a whole volume of the mummy. So what you will see in the exhibition is the truth. It's not something created using infography or something like that. It's a scientifically correct data. So what we discovered inside Ka and Merit was, of course, the jewelry. Very nice jewelry with collars, rings made of gold, amulets made of stones. But also, we were able to identify and to segment, to separate and see the hair of Merit, which is included from head in between the bandages of the mummy. And for the first time, we were able to see it and to display it on this exhibition. And which is very important is to understand that we can keep the context, we can keep the exact position of each amulet inside the wrappings of the mummy, see them in 3D without disturbing the mummy and without destroying it. Grazie invece a questi sofisticati sistemi siamo in grado di avere una visione sempre più approfondita delle mummie e di come sono state preparate senza dover assolutamente toccarle. E questa è una garanzia anche per il futuro, perché come Schiaparelli all'inizio del Novecento ha deciso probabilmente di non sbendare le mummie, tutte le mummie che aveva trovato durante gli scavi, probabilmente per permettere alle generazioni future di poter ricevere questo patrimonio archeologico intatto. Allo stesso modo, noi sviluppando tecnologie e applicandole in modo da poter studiare le mummie ma senza doverle sbendare, ci garantiamo anche di poter comunicare, di poter consegnare alle generazioni future di visitatori e di curatori e di scienziati questo straordinario patrimonio.